cartoni animati per i più piccoli. Ciao bambini e ciao bambine, oggi guarda mi rivolgo proprio a tutti perché parliamo un pochino di look, di capelli, di acconciature, di colori per i capelli e lo facciamo insieme alla nostra amica Masha, sempre della serie ovviamente Masha e Orso. Oggi apriremo questo nuovo playset. Vi ricordo che è marchiato Simb, bisogna avere più di 3 anni per giocarci. Questo qui direi proprio in particolar modo perché ci sono dei pezzi piccoli, vedete qua ci sono delle mollettine, qua ci sono altri fermagli per i capelli, ci sono degli accessori un po' piccoli e poi ci sono queste cialde che sembrano quasi degli ombretti. Scopriremo insieme che cosa servono. Allora, adesso guardiamo la scatola anche da dietro. Ulala, già qui si inizia ad intuire di che cosa si tratta. Qua vediamo un'immagine di Masha con i capelli a spazzola, tutti azzurri, sembra un po' una fata turchina. Questa è la nostra bambolina Masha, che, vedete, ha i capelli lunghi. Guardate anche queste immagini qua, in questi cerchi. Quindi questi non sono degli ombretti, ma sono dei colori per capelli, ma sono curiosissima, voglio proprio vedere come funziona. Quindi iniziamo ad aprire la scatola. Allora, utilizzo qui il taglierino per tagliare lo scotch. Apriamo la scatola e vediamo. Quindi oggi tingiamo i capelli a Masha. Wow! Se riesco a aprire la scatola glieli tingiamo, altrimenti niente. Oh, ecco qua. Qua dentro c'è anche un foglietto, non penso che siano le istruzioni però, E quante lingue, dov'è l'italiano? L'italiano dove sei? Ecco. Ah, allora. Dici, i prodotti cosmetici utilizzati per questo kit per il trucco sono in conformità con alti standard di qualità. Comunque, tuttavia, come può accadere per molti cosmetici, può causare una reazione allergica, ovvio, se uno è sensibile a un certo componente. Se dovesse accadere, smettere di usare il trucco e lavarsi con sapone neutro e acqua calda. Ok. Ecco qua. Allora, per prima cosa andiamo a liberare Masha. Vediamo Masha. Un taglietto qua, un taglietto dall'altra parte qua. E Masha è libera. E ha i capelli lunghissimi, sembra quasi Raperonzolo. Adesso questo te lo voglio togliere perché ti devo colorare i capelli. Oh, ma che antipatia. Ecco qua. Oh, bella Masha con i capelli lunghi, come sei bella. Dopo ti tolgo anche questo straccetto che hai sulla testa, che sembri una nonnina. E adesso dobbiamo togliere tutti gli accessori, i trucchi. Insomma, abbiamo un pochino da fare. Mi raccomando, voi non usate il taglierino, fatevi sempre aiutare da qualcuno. Allora, quindi questi sono anche un po' ombretti, adesso lo guardiamo subito, appena riesco a toglierli dalla scatola. Voglio vedere se oltre a colorare i capelli servono anche per truccarsi. Olè, 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 olè. Manca questo che è un verde pavone. Abbiate pazienza, adesso vi faccio vedere tutto, però prima volevo togliere tutti gli accessori dalla scatola. Ok,
che è un po' antipatichina. Allora, qua c'è il pettine, la spazzola, beh, giustamente. Siamo nel bagno. Poi cosa c'è? C'è anche lo shampoo. Quando ci vuole, ci vuole, eh? Col petto secco. Allora, mi manca solo la spazzola. Allora, ce l'abbiamo fatta. No. Oh, alleluia, via. Non vi voglio più vedere. Bene. Allora, partiamo. Vabbè, con la nostra mascia. L'avevo già fatta un po' vedere. Ha il suo vestitino azzurro, con la camicetta, con tutti i profili decorati. Proprio ha sempre questi tipici vestiti russi. Ha le scarpettine che si tolgono. Qui sono state fermate con degli elastici, ma si tolgono. Poi ha anche questo... come si dice, porca miseria? Dunque, un foulard in testa e ha i capelli lunghissimi, morbidissimi, come quelli delle Barbie. È tutta snodata. Quindi si gira la testa, si alzano le braccia, si alzano le gambe, fa le spaccate, olè. Sembra quasi proprio Rapunzel, anche la faccina, eh? Che Rapunzel ha questi occhioni verdi. Sei sempre molto carina, Masha, devo dire la verità. Poi, oltre alla nostra bambolina di Masha, ci sono altre cose. Allora, prima stavi in piedi, adesso non ci stai più? Sì, ci stai. Allora, abbiamo delle mollettine. Queste sono carinissime da mettere in testa. Ne abbiamo una verde chiaro chiaro e una bianca. Poi abbiamo dei fermaglietti. Questi, secondo me, per i nostri capelli sono un po' troppo piccole, però per Masha sono perfette. A forma di fiore, una fucsia e una rosa chiaro, proprio un rosa pastello. Poi abbiamo la spazzola, il pettine. Guardate, sono fatti, hanno tutte le venature come se fossero fatti di legno. Lo specchio. Guardate, si vede la telecamera. Sì, si vede la telecamera. Poi c'è lo shampoo, un tubetto di shampoo. Alle erbe. E poi eccoli! I colori per colorare i capelli di Masha. Abbiamo questo colore qua, che vedete non è un azzurro, perché il vestitino di Masha è azzurro. Questo qua si chiama verde petrolio, oppure ottanio, oppure pavone, ha diversi modi di essere chiamato. Poi abbiamo invece un bel azzurro acceso, e un rosa fucsia. Poi c'è questo strumento qua che si apre come se fosse uno specchietto, così, dove all'interno si mettono appunto queste cialde. Adesso hanno la plastica intorno, però si mettono le cialde, poi dopo si chiude e vediamo adesso cosa succede. Quindi io queste cialdine le vado ad aprire. Apriamo. Voglio anche provare sulla mia mano per vedere che effetto fa. Se dovessimo usarli come ombretti, il rosa fucsia l'ho aperto, adesso ho aperto l'azzurro e poi mi manca questo colore qua. Allora, vediamo un po' com'è il colore. Anche se è un colore un po' scuro, rimane piuttosto delicato. Poi dopo ovviamente dipende anche da quanto se ne mette. Vediamo l'azzurro. Vedete la differenza? Fanno un profumo tipo di borotalco. Buoni. E poi, intanto i miei polpastrelli, e poi il rosa. Un bel rosa carico. Questi sono i tre colori.
Adesso io do una spazzolata a Masha, poi prendo una ciocca e voglio fargliela colorata. Adesso va di moda queste ciocche colorate, tutto un po' arcobaleno. Allora, che colore facciamo? Proviamo con il rosa, che dite? Proviamo col rosa, quindi lo vado a mettere qua. Va ad incastro. Il taglierino lo tolgo prima che mi faccio male. Ok. Proviamo. Non l'ho mai fatto, vediamo. Prendiamo una ciocca qua dietro. Così se Masha non è contenta, non è soddisfatta del risultato, non si vede. Poi si fa così, quindi mettiamo la ciocca appoggiata qua sul colore, poi si chiude e poi si tira, i capelli dovrebbero colorarsi. Sì, bisogna però tirare proprio forte, vedete? Aspettate, vi metto meglio a fuoco. Forse devo prendere delle ciocche un pochino più piccole. Comunque si colorano. Bisogna premere bene, bene, bene. E tirare. E si fanno delle mesh colorate. Beh, allora adesso cambio colore, voglio provare anche con un altro. Scusate, adesso le faccio proprio la testa arcobaleno, prendo il verde, lo vado a mettere sempre qui dentro, incastriamo. Comunque si sono praticamente degli ombretti, bello l'effetto. Sono degli ombretti che quindi si possono usare per truccarsi, per gioco ovviamente, non andate in giro truccate, siete piccine. E poi si usano anche per colorare i capelli di Masha. E adesso le vado a fare delle altre mesh, delle ciocche sul verde. Vediamo un po'. Sì. Wow! Ma è bellissimo! Facciamo un'altra, dopo gliele faccio anche azzurre, già che ci sono. E questi qui, poi dopo noi lavando i capelli di Masha, ovviamente il colore va via, e poi lasciamo che i capelli si asciughino. Magari non usiamo il phon, perché comunque sono capelli sintetici, quindi poi si sciolgono e si rovinano. Guardate che bello! Facciamo anche l'azzurro, dai, così... Bellissimo, mi piace, mi piace. Infatti vedete che sulla cialda è rimasto il segno. Facciamo questa chioma coloratissima. Dicevo, poi lasciate che i capelli di Masha si asciughino. Se proprio volete usare il phon, tenetelo a una certa distanza, cioè non appoggiateglielo proprio vicino, perché sennò veramente i capelli si sciolgono. E poi dopo si rifà. Si rigioca di nuovo, altri colori in testa. Vado, ecco una ciocca azzurra. Ma sapete che secondo me, non vorrei dire una fesseria, questi li potete usare anche sui capelli delle Barbie. Io penso proprio di sì, perché tanto anche i capelli delle Barbie sono fatti in questo modo, insomma. Wow! Abbiamo una Masha super alla moda! Con questi capelli tutti colorati, rosa, verde, azzurro. Bellissima, bellissima, sono proprio contenta. Mi sarebbe piaciuto fare anche la frangetta, però non so se viene.
perché sono troppo corti i capelli qui. Proviamo, però non sono sicura. Sì, un pochino è venuta. Eccola qua. E anche con la frangetta azzurra. E se invece faccio così? Sì, anche così si può fare. Praticamente voi prendete il colore con il dito. Volendo i colori si possono anche mischiare, perché se io metto il rosa sull'azzurro mi diventa viola. E questa puntata potrebbe non finire mai, perché io mi sto divertendo un sacco. Quindi adesso voglio provare a fare questa cosa. E vai, io sto facendo anche le ciocche lilla, divertentissimo. Possiamo mischiare i colori. E così possiamo fare anche con il rosa e l'azzurro, possiamo fare il lilla, beh, bellissimo. Mi piace un sacco. Mi piace davvero, davvero tanto. Un altro tocco di azzurro qua, eh. Perfetta! Bene, io mi sono sporcata tutta, ma mi sono divertita tantissimo. Adesso, proprio per completare il look della nostra Masha, le vado a mettere anche una spillina. Mettiamole una spilla qua di lato. Eccola qua. Masha con i capelli arcobaleno. Sono molto molto contenta e molto soddisfatta del risultato. Bene, bene, bene. Poi appunto nella scatola c'era scritto che sono degli ottimi prodotti di, insomma, di un alti standard di qualità, e quindi sono sicuri. Ecco, sono dei prodotti sicuri. Poi dopo, ovviamente, se avete delle particolari allergie, voi lo sapete, magari chiedete alla mamma se non siete sicuri. Io adesso vi saluto, mi sono divertita un sacco. Adesso vado a prendermi una Barbie e lo faccio anche con lei. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!